Ciao ragazzi, ben trovati da Andrea Incrementone e bentornati su Snack World. Oggi si va assolutamente avanti. Dunque, dove devo andare di preciso? Eccolo qua, devo parlare con lui perché devo fare delle missioni. Sì, voglio diventare Cavaliere dei Draghi. Ok, quindi devo andare qui dentro per fare una delle missioni. Parlare con lei. Oh, Link, ma che piacevole sorpresa. Sì, ok, lui è il drago. Devo sostenere una prova. Beh, naturalmente se posso lo farò volentieri, se può aiutarci. Sapevo che potevamo contare su di lei. Brava. Non so che tipo di prova sia, ma impegnati al massimo. Come non sa che prova sia? La prova dello scudo di grado 9. Ok, sono di livello 46, ma posso farcela. Per un'altra prova devo parlare con una delle sorelle specialis. Salve. Oh, sei tu, Link, non ti vedevo da un po'. Eri di nuovo partito per le tue avventure? Non mi tiro mai indietro. Il pericolo è il mio pane quotidiano. Se hai intenzione di... Ma va bene, sì. Qua sembra più sembra un escort in questo momento. È molto brutto. Uso il plurale maiestatis perché è bello usarlo. Quindi faremo... Anche se poi in realtà farò tutto quanto io. Ehi Link, che stai cercando oggi, mio caro? Oggi non compro niente. Vabbè, poverino. Che atteggiamento. No, senti, devo fare delle prove. Ah, siamo sulla stessa lunghezza d'onda? Va bene. Ho il negozio a cui pensare, capisci? Ma c'è Pignocchio lì che può... Passa il tempo a sbavare sulle foto di Melonia? Sul calcagno di Melonia? Ognuno ha il suo fetish. Comunque, cominciamo con una. Che, boh, a caso le scelgo? Saranno missioni principali, eccole, infatti. Quindi questo è il nono capitolo. Abbiamo tre boss in realtà da affrontare. C'è il Gustode, le Vipere e il Protubero. Ho paura. Perché sono livello 46, loro sono missioni di livello 48. Però le Vipere, ragazzi, mi sa che saranno toste perché sono come le Banshee, sono due. E se volano come le Banshee non le atterrerò mai. Poi fanno quella cosa che si curano. Mamma mia. Non sarà tanto facile, eh. Ah, ma c'è anche il maestro con noi. Non c'è solo Pignocchio. Pignocchio può badare al negozio, però Pignocchio in realtà viene in missione con noi. Purtroppo, ragazzi, qui il brutto è andare... Arrivare dove dobbiamo arrivare. Ci vorrà un po'. Tanto sapete che io taglio, no? Queste parti qui che non sono tanto interessanti. Attenzione però, qui c'è un portale che ci porta ad un piano diverso e poi ci fa andare direttamente al secondo. Ok, la morte in ascolto non è vero mai. Cavoli ragazzi, ne erano tanti ed erano anche forti. Però almeno abbiamo sconfitti, possiamo andare direttamente al secondo piano. È meglio... affrontare degli avversari anche un pochino tosti, però almeno superi direttamente uno dei piani. Dobbiamo muoverci, Link. Sì, dobbiamo. Siamo al boss, ragazzi. Protubero, lui è il Tengu ovviamente, però mi fa pensare a Tuberanza. Bentornati, fratelli di Tuberanza. Però ovviamente è anche a decapitato, che praticamente è lui, solo che è il Tengu. Oh, non mi ha fatto molto, pensavo peggio, eh. Ok, non mi sta puntando, perché è molto strano. Cavoli, ma pensavo di averlo schivato. Ma dai, perché non rotoli? Sto cercando comunque sia di avvicinarlo quando posso, perché non posso neanche colpirlo. Sì, però non rotola, ragazzi. Mi pare che bisognasse... Sì, ok, lui si va a colpire da solo. Ok, vai. Beh, colpiamolo ora. Accidenti.
Eccolo, e vabbè, è scemo. A sto punto è andato, bene. Ragazzi, il primo boss è andato. È stato piuttosto facile, eh. Pensavo di doverci mettere di più. Tipo un paio di tentativi almeno. Mi sa che con le vipere, purtroppo, ci vorranno un paio di tentativi. A parte che voi, se vi ricordate, io indossavo un outfit completamente diverso. E quindi sono molto più forte con l'attacco, con la difesa. Credo che in questo gioco conti più la difesa però che l'attacco. Ho questa percezione del gioco. Gustode, vai. Ma c'è anche la padrona della capanna lì. Che bello. Cioè, capanna è il nome del bed and breakfast, quello che è. Quello che è quel posto, insomma. Pronti anche per il secondo boss. Gustode di pietra. Che cosa gli fa male? Lui la lancia? Ok, va bene. Ok, è un po' lento pare. Però, cavoli, avvisa però. Cavoli, è lento forse, ma... Ok, fa male, eh. Che cosa fa questo? Oh, cavoli! Ma che hai, per raggio? Ma stai scherzando? Vai, vai, fagli male, fagli male. Dai, su. Oh, però gli sto fai danno, eh. Cavolo. E vabbè, però, sì. Ma tu non puoi faccoci, eh. Non va mica tanto bene. Ma come ha fatto a prendermi? Non esiste che mi prendi in quella posizione. Ma sì, come ha fatto a riprendersi così subito ora? L'avevo... La cosa peggiore del dover rifare il Gustode è che devo rifare tutto quanto il piano. Dopo ulteriore allenamento dovrei essere ora in grado di affrontare la prova di questo, dello scudo di questo Gustode. Quello che mi fa paura però sono queste, che nonostante siano di livello inferiore, ho paura a fare, ma paura nel senso che devo allenarmi tantissimo, devo arrivare a un livello molto alto per riuscire a superarla. E non so perché la locandiera viene con me, però viene... Perché? Io voglio qualcun altro. E poi, siccome ho perso, devo rifare un'altra volta tutto quanto il labirinto. Che rottura! Ho aumentato anche la potenza di alcune armi, perché ho giocato davvero, davvero tanto, e quindi penso, insomma, di essere in grado stavolta di affrontare bene i nemici. Dunque, lui ci vuole la lancia. Sì. O la spada, anche, a quanto pare. Questa spada, ragazzi, è potentissima. Molto meglio della prova di prima. Davvero. Anche se ovviamente lui si potenzia subito. Comunque sta andando molto molto meglio. Perché vabbè, mi sono potenziato il livello. Ho potenziato anche le armi. Quindi è molto molto più facile. Penso che con questa... Dopo questa ce l'abbiamo fatta, raga, eh. Non vorrei sbilanciarmi, ma sì. Molto molto bene andata. Mi aspettavo di metterci un po' di più, ma in realtà è andata molto bene. Ush, 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 ush. Per questo video termino qui. Per il prossimo, ovviamente, affronterò quelle disgraziate. E poi continuerò, ovviamente, con l'ultimo capitolo, che sarà, appunto, diviso, penso, in due parti a questo punto. Ovvero quella dove sconfiggo le vipere e... apriamo il capitolo più quella finale. Anche perché la parte con le vipere mi sa che sarà molto difficile. Poi magari è una stupidaggine e mi sto facendo dei problemi inutili, ma non importa. Non è che sono forti, perché ho già provato ad affrontarle e ho perso miseramente, ma il problema è che ti incantano e tu ti metti a ballare senza un motivo per diversi secondi e si curano a vicenda, e quindi
è una cosa molto molto lunga da fare. Per questo video è tutto, io vi ringrazio per averlo seguito, abbiamo completato la prova dello scudo, ben fatto Link, è stato solo merito suo, sì. Io come sempre vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye!